Salve a tutti, benvenuti a questa 19ª puntata di Minecraft Ita. Oggi è 24 dicembre e fateci sapere sotto nei commenti cosa avrete stasera. Cosa farete di bello? Cosa avete regalato di bello? Cosa Babbo Natale? Cosa avete regalato di bello? Certo, cosa avete regalato? Allora, questa puntata è collegata alla puntata scorsa, la 18ª puntata, sì, dove abbiamo completato l'albero. Fateci sapere anche sotto nei commenti se vi piace come è venuto l'albero. Facciamo una piccola panoramica per farvi vedere come è venuto, ma anche col tappetino sotto. E voglio dormire un poco. E sopra dovrebbe essere la stilla, vabbè, c'è una lanterna là sopra. Chissà se magari un giorno metterò una stilla, la mettiamo una stilla decente. No, so. Allora, oggi tema di questa puntata è finire il villaggio, cioè vabbè, il villaggio natalizio tra virgolette. Allora, abbiamo varie idee: fare la casa di Babbo Natale e fare degli qualche igloo. Ok. Allora possiamo anche partire. Partiamo. Abbiamo già farmato un sacco di legno, un sacco di cose. Io vorrei aggiungere una cosa mentre tu cominci a costruire. Allora, so che i Pantellas non guarderanno mai questo video, purtroppo. Però lancerei un appello, se magari potessi fare un video insieme a loro. Quindi tutti sotto un video di Pantellas scrivendo hashtag fate un video con Mariano Baghetti. Jacopo e Daniel, fate un video con Mariano Baghetti. Ok. Allora, decidiamo prima dove piazzarla. Allora, tutta questa zona qua. A destra o a sinistra? No, io direi di estenderci da tutte e due lati, anche dietro. Vabbè, ok, vabbè, partiamo da qua allora. Come faccio la base? Ok. Allora, mo come lo alziamo? La stessa altezza di casa nostra. Mo approssimate più da un tipo qua. Che ne dici? Che per adesso può andare. Ok, poi come lo copriamo? Cioè, come questa parte vuota? Sì, una vestiamo. In realtà io... Un vetrato è più bello, sì. Il vetro, sì. No, io avevo pensato di mettere queste base qua in cobblestone e poi fare per dire, cioè che ne so, così legno e qua il vetro. Vetro, ok. Capito? Però sì. Allora fai così come detto. Quindi aspetta allora. Però solo sopra. No, quindi di sotto li toglierei. Quali? Questo e questo. No, io per fare la croce. E per è troppo croce, troppo croce. Troppo una croce troppo croce. Allora si può fare così. Già ti è diverso. Oppure così. Anche. Ecco, perché a me anche. Deve dare una forma diversa, sì, però a croce proprio preferirei. Soprattutto tu. Anche no. Soprattutto anche. Tu anche no. Anche no. Quindi mettiamola così. Facciamo dappertutto così oppure cambiamo tipo. Cambiamo motivo. No, non cambiamo motivo. No, mi piace. Sì. Vedi, per qua ti accorgi quando hai sbagliato, quindi qua in questo caso si fa così. Così, qua non c'è qua, si gira l'ostacolo. Così, così, così. Abbiamo fatto tanto per fare la dritta, poi qua è venuto, va bene, non fa niente. Non è importante, anzi, volutamente è capitato di un doppio blocco. Sì, certo. Ma qua vogliamo fare un'uscita laterale. Un'uscita dietrale. Puoi anche piazzare i due blocchi come se facessero riferimento alla porta. Quindi così? No, due. Due sopra. Se fosse la porta. Togli questo qua. Quale? Tutti e due questi blocchi, togli uno e due. Metti qua e metti qua. Ah, ok, sì. Metti qua. Esatto, esatto. Quindi riferimento come se fosse okay. La porta. Ora? Ora avverrà un change. Ok. Torniamo a noi. Ora piazziamo qua il vetro, no? Quindi così. Vedi che va bene? Mo qua copriamo o mettiamo il vetro? Metti il vetro, vediamo il vetro. E ci sta. Vado per il vetro. Ok. Parliamo un po' di natalizio. Natalizio. Allora, oggi. Che poi aspetta, riveliamo un segreto. Oggi è 20 dicembre, non è 24, però uscirà il 24. Fate finta che oggi è 24. Allora, dicevamo. Oggi dobbiamo finire una. Il vlog sarà uscito oppure no? No, allora il vlog no, non perché. Uscirà dopo questa puntata. No, perché allora. Mari si deve travestire stasera, quindi non possiamo finirlo okay, oggi. Puntata censurata. Quindi oggi. Ancora una volta. Quindi oggi non possiamo finire il vlog di Natale. Se censuro questa puntata, è già la terza di Minecraft che dove sono costretto a censurare. Quindi facciamo attenzione. Sad moment. Guarda qua, abbiamo fatto lo stack giusto giusto. Abbiamo consumato tre generazioni di pecore blu, però sì, pecore massacrate ci sta, dai. No, dai, questo devo dire anche questo, non posso dire niente. Sì, va a fare niente, dai. Okay. Non si può dire niente. Quindi ora si, come si procede? Si procede con il tetto. Sì,
tipo alla mod casa nostra. Sì. Ok, quindi così. E quindi stavo parlando del natalizio. Allora, di sicuro oggi il vlog non lo possiamo finire, perché no. Altro spoiler, uscirà un vlog, cioè come l'anno scorso uscirà il vlog di Natale. Però ovviamente non so, può darsi pure che facciamo sia vlog di Natale che vlog di Capodanno. Però no, facciamo un unico video? No, perché sennò c'è a gennaio. Certo, possiamo troppo tempo. Perché quello, tanto il vlog di Capodanno basta registrare, cioè, la sera di Capodanno, il veglione, e poi si pubblica il giorno dopo. E si deve anche registrare il veglione. Certo, mo martedì, perché martedì è 24, però fate finta che oggi è 24. Dobbiamo mettere il segnale che mamma mi sa il livello alcolico, il tasso alcolico. Perché sono dall'anno scorso che dico a Mari devo vederti ubriaco qualche volta, e quindi al 24 si deve vinare male. Poi quando si trova a Babbo Natale sbatte a terra, però là viene il bello. Babbo Natale marcio. Marcio Natale. Ma Marcio Natale è bellissimo. E tutto questo marcio. Anche Dodò poi si dovrà marciare. Babbo marcio. Babbo marcio. Vabbè, ma se lo facciamo fare a Dodò Babbo Natale quest'anno. Fa la rinna. Se dove parlare in al massimo. Allora si buia di nuovo. Eh sì, infatti andiamo un attimo a dormire. Allora aspetta, i requisiti per finire il vlog di Natale sono: abbiamo registrato l'albero mentre hai fatto l'albero, il presepe. Ok, abbiamo registrato la panoramica. Sì. Poi manca. Abbiamo fatto la intro. L'outro la facciamo momento, almeno ci deve essere, ammesso che qualcuno mi regali qualcosa. No, aspetta, poi dobbiamo migliorare il vlog dell'anno scorso, quindi mamma mia, un ragno. Aspetta, ma muori. Muori ragno. E dagli. Non muore. Non vuole morire, okay, quasi morto. Moriamo noi. Stavamo dicendo che stavo dicendo? Che quest'anno spacchettamento. No, i due regali, 7 li regalano. Se per mi fanno migliorare qualche regalo, qualche pensiero dovrà spacchettare. Per migliorare il vlog di quest'anno, registriamo anche quando apriamo i miei regali. Caso come quelli degli altri. Insomma, di entrambi. Eh sì, per migliorarlo, anche perché quest'anno, non stando a casa nostra, non posso. Allora, mi spoilerò già i regali di Natale, allora tipo Red Dead Redemption 2. E quindi essendo quindi che. Quindi darsi che lo vedrete nel canale. E quindi essendo che non. Ma così, ho pensato, tu mi regali il gioco, così lo mettiamo nel canale. Il mondo è più felice. Comunque. Ah, c'è un creeper là, voglio farti notare. Aspetta, vediamo se riesco a prenderlo. Voglio solo farti notare. Mira. Dai. Ah, sono due. No, freccia. Ecco qua. Okay. Poi sta uno scheletro. Non si vai a fare. No, è despawnato. Non c'è più. Meglio così. Abbiamo perso. Aspetta, però ora voglio riprendermi le frecce, perché fortunatamente quando lanci le frecce puoi recuperarle. Ah, bene. Ma questo da sempre, no? Questo da sempre, sì. Da sempre. Sì, mi pare da sempre, sì. Vabbè. Non mi ricordo questo particolare. Sì. Quindi allora, dobbiamo anche pensare come dobbiamo registrare voi, cioè come dobbiamo mettere voi il tasso alcolico che sale. Tipo di Homer Simpson. Livello massimo. Inizia a vedere la Befana. E alla fine parlerai con le rinne. Ciao Rinna. Ciao Rinna. Prossimo Natale. Allora, qua il pavimento quello facciamo? Ci vuole qualche blocco simpatico, non disponiamo di niente. Però possiamo fare dei tappetini. Di tappetini anche, sì. Allora aspetta. Per non fare come la puntata scorsa che mi ho sbagliato, lasciamo un attimo questa roba qua. Lasciamo pure questa qua. Prendiamo la lana. È rosso e blu come prima. Rosso e blu, sì. Quindi allora che si deve fare? Uno completamente così e un altro così, così, così. E su 14 14, qui si mettono così e si vendono 22 tappetini, e così si vendono 22 cavi blu. Mo essendo che mettiamo questi, possiamo mettere avendo tutti i blocchi, dobbiamo mettere i blocchi, non i tappetini. Dobbiamo mettere prima i blocchi a terra, poi così, e poi mettiamo i tappetini. Poi dobbiamo fare un camino pure. Torno nel piano di sotto, e che passa anche nel piano di sopra, la canna fumaria. In modo che poi. È una casa di Babbo Natale come si deve avere. Certo. Allora.
Dobbiamo andare a prendere un altro po' di legno, ma fortunatamente da il lasso di tempo da questa puntata a quell'altra, essendo un po' di materiale l'abbiamo accumulato. Sì, perché come vi ricordo, nella puntata scorsa avevo detto che è passato un 18. Giorno, era passato un giorno da 18, sì, 18. Per finire questo, per finire l'albero, e in quel lasso di termine. E in quel lasso di tempo. Di tempo, cioè abbiamo ancora la faccia dell'acquario improponibile. Però si fa dopo Capodanno. Se qualcuno lancia qualche critica, ha anche ragione. Vabbè, però. Vabbè. Ok, fate finta di non aver visto niente. Allora, prendiamo, guarda. Ah, guarda, il legno. Oh yes! Guarda, l'acquario deve una facciata proprio eclatante, proprio. Poi ci può scrivere anche casa di babbo. Poi prendiamoci un po' di pietra. Ok. Allora andiamo, let's go. Bam, ok, prova a non spaccarti le cosce a Natale. Sì, challenge di Natale, ma non spezzarti le gambe. Ok, quindi ora dobbiamo fare il pavimento, ce lo finiamo, mettiamo i tappetini, poi dobbiamo fare il piano di sopra. Piano di sopra, come l'abbiamo fatto nel è passato un po' di tempo, però mi ricordo che c'era un grande tavolo, un camino, facciamo una grande sedia per Babbo Natale. Mi ricordo bene fuori. Allora, magari qua sotto, Maria, magari qua sotto si può fare il salone. Capite? Cioè senza fare la tavola, si fa il divano, queste cose così. Sopra si fa tipo la sala da pranzo, per dire, capite? Facciamo la sedia. La big sedia. La sedia imperiale, va bene. Oh yes. Prendiamo questo. Prendiamo questo. Aspetta. E. What? La sedia imperiale. Ho piazzato tutto, aspetta, poi mettere questo. Okay. Ma com'è il motivo? Il motivo allora. Innanzitutto di lasciare la prima fila di blocchi libera, così si sta pedino. Quindi partiamo tipo d'acqua rosso, sì. Blu. Rosso. Però non va alternato, se non è una scocchiera. Allora, aspetta. Vorresti pure. Vorremmo pure metterli. Tutti in prima rossi, cioè quindi così fare il punto, tipo il tiro al segno, oppure tipo lo scudo di Capitano America, o così, o addirittura devo fare una forma tipo il fiocco di neve. Facciamo il fiocco di neve, come si fa? Allora, no, devi metterli tutti rossi, anzi a questo punto ci vorrebbe metti rossi, poi non ci vogliono i bicioini bianchi dopo. Così facciamo proprio tipo fiocco di neve. Ok, allora aspetta, ci vediamo fra poco che mettiamo un attimo i tappetini. Ok, tappetino messo, come dobbiamo fare là? Ti dicevo, lascia il primo rosso, okay, e parte dal secondo bianco e fai una riga bianca fino in fondo lasciando l'ultimo rosso. Come la devo un attimo inventare. Ok, poi? Ma dovresti fare la stessa cosa in quest'altro verso qua. Quindi il centro è questo. E terminiamo le sei di cui insomma la stessa linea. Sopra un po' di meno. Però guarda, già questo così, il motivo così è natalizio. Sembra la bandierella Danimarca. E perciò, quindi in modo questi praticamente. Così devo. Prova a mettere così. Così. Sì, così, prova a metterli in questo modo. Oh. E poi dobbiamo capire se. Vai, comincia a mettere queste cose. Come vedi è fatta. Non fa niente. No. No, non fa niente. Beh, infatti mica è perfetto il fiocco di lì. Ok, ma pure qua. Esatto. Fa caspita. Vedo quello di piazza. Non errare. Ma no, con i blocchi, con il linguaggio. Fammi raccoglie. Noi comunque abbiamo fatto una straccia di pecore in questa puntata. Pur di ottenere la lana. Ok. Guarda. Ah, però sorge un problema. Sì. Poi un poco di questo si cancellerà, cioè lo dobbiamo togliere per mettere il divano, queste cose così. Ma quello non ci va sopra. No, non se va non. Vabbè, non fa niente, quello è giusto per. Vabbè, comunque, finiamolo, vai. Vediamo. Tanto lo stiamo improvvisando. Sai questo? Dove stai? Dove stai i tappetini? Eccolo qua. Ah, ma sono qua. Ok. Sì, dai, va bene. Ok, ora dobbiamo fare il divanetto di bambino. Di Babbo Natale.
Allora sì, per fare il divano dobbiamo, ci servono due cartelli e ce l'abbiamo qua. Lo facciamo di questo colore il divano. Però non spezza poco con gli altri blocchi, ci vorrebbe almeno di almeno un colore diverso, magari quello più scuro, o Allora aspetta, ho più chiaro. no? Anche più chiaro, sì, anche più chiaro, basta che sia un colore diverso però. Diverso. Ok, allora aspetta. Addio semini. Questa ondata di Natale forse durerà un po' di più. Vabbè, tanto è uno speciale natalizio. Ok, e quindi così. Però vabbè, forse vabbè ce l'ho abbastanza in mente. Belle però Mm. davvero. Mi sta piacendo. Allora, dobbiamo fare così. Prendi questo e fai le scale. Penso quattro vadano bene. E così prendi il cartello silenzioso. Allora aspetta un Mm. L'unica attimo. carta lo uscivano fuori però. Mariano Nord, perché il falò fa fumo. Sicuro, ma ci vuole il fuoco, ci vuole un blocco di quelli che fanno fuoco. Aspetta, ce l'abbiamo in italiano, ma Pure che non ce giusto l'abbiamo sì. adesso ancora, voglio dire, No, quello che ma si può siamo fare, però. lo Perché possiamo fare, aspetta. io mi ricordo che quando parliamo sempre di quel mondo che facemmo sullo smartphone, cioè, il camino c'era sia nel castello che nella casa di Babbo Natale. Allora servono legno di quercia scortecciato, Certo, legnetti e carbone. carbone. Ok, quindi aspetta, prepariamo un attimo. Allora abbiamo detto carbone, stichetti, allora quindi iniziamo a fare gli stichetti. Gli stichetti ce l'abbiamo qua. Gli Poi il stichetti. carbone sta là, poi tre blocchi scortecciati, quindi qui l'albero che fluttua potrà anche andarsene. Uno, due e tre. Falazione con la faloazione. Dov'eri quando ci vuole il geologo? È Dov'eri? geologo. Allora si fa così, così. La carbonella in mezzo. Oh yes, Vedi, vedi? oh yes, E quando ti impegni, ti metti l'impegno e ci riesci? oh yes. No, però volevo piazzare questo. Ok, quindi questo è questo. Allora il falò, la preoccupazione è che può bruciare qualcosa. Oh my god. Quindi allora aspetta, allontaniamo un attimo questo. Tanto comunque lo dobbiamo togliere. Si prende questo. Mi ricordo che quando l'ho fatto è stato più semplice però. Mi è bastato mettere a terra i blocchi. Certo, facevano delle scintille per il quale voi dovete cambiare dei blocchi, però perché c'era anche del legno vicino al camino. Non mi ricordo tutto questo pericolo. Perché guarda qua. Oh, se stai shift non ti fai danno comunque. Perché guarda, fa il fumo, quindi poi noi togliamo qua Esce, ma fino a qua ci e siamo. quindi aspetta, guarda qua. Sì, un po' l'ho visto, eccolo, lo vedo un po', guarda, io l'ho visto un po'. Però scusami, quel blocco. Dopo in realtà si può piazzare qua che non si vede un altro falò e fa Non ancora più solo, ma fumo. secondo me quel fuoco, quel falò dovrebbe stare a terra sul pavimento, non dentro. Ma se si è rotto un po' così. No, dobbiamo ricraftare. No, vai, dai, non fa No, eccoci qua. Allora abbiamo niente. fatto il piano. Ho avuto un attimo di esitazione. abbiamo fatto, cioè vabbè, stiamo finendo di costruire il piano di sopra. Ora vi facciamo un attimo vedere com'è Che venuto, cioè dobbiamo un come po' sta modificare, come avvenendo. stavo dicendo. Allora, questo Il è il camino è camino venuto deluxe, ed è secondo me, no? proprio. Ah. Vai. Poi dobbiamo mettere, allora dobbiamo piazzare delle scale per accedere, Al piano vedi i superiore, termini, certamente, per accedere al piano superiore. per accedere al piano superiore. Quindi prendiamo Anzi, questo. anzi, anzi, mettiamoci le scale, ma la scala a muro. E certo, perché se no lo capito non ce la fa. Perché era bella quella la scalini, no? Non ti piaceva la scalini? Ma La così muro mi io. piace. It's ok. Che si salta e si sale qua. Vabbè, It's questa è ok. l'entrata, quindi vabbè. Vabbè, ora aggiustiamo un attimo. Tu hai detto non ti piace, non ti No, garba. penso, no, perché è troppo a colonne, vedi? Però prima di fare questo dobbiamo un attimo fare quel tappetino. Piano che Il stavo perdendo la vista. tappetino. Allora, il tappetino dobbiamo. Tappetino piano sopra. Ok.
piano sotto. Piano sotto. Perché abbiamo detto, abbiamo detto il salone, quella parte di piano di sotto. Salone. Allora, è sopra la sala da pranzo, anche se metteremo un tavolo perché non è piccolino. Allora, io ti propongo. Sì. Ti propongo di mettere una, di fare una cosa abbastanza lunga. Cioè, c'è nel senso un divano. Ad angolo? Yes. Wow, anche così, ecco, vedi. Ah, non. Per noi minimalistico. Sì, sì. Oh yes. Minimale. Okay. Vedi così e poi guarda. Ho capito, volevi fare, ma si può fare, ci permette. Ah sì, però non si può mettere il blocco a terra. Però si può mettere intero. Sì. Ce lo fa mettere intero. Sì, intero, sì, aspettare. Perché può darsi così raggiriamo l'ostacolo. Sì. Vedi come è una lussezza, è un lussezza. È lussuoso, vedi? Guarda qua, va. Vedi, vedi? E non si nota qua. No, va bene, no, ma va bene, non fa niente. Va bene. Ti piace? Mi gusta. Voto 10. Voto 10. Ecco qua. Vedi quante caruccio? Proprio ecco la capossa. Certo. Vedi? La capossa. Se siedi qua. Ah, guarda. Ti godi il calduccio del cammino. Un Mariano Bacchetti. Mariano che si riscalda. Che si rilassa il Natale. Nel fochetto molto caldo, sì. C'ho anche in mente una buona compagnia. No, ma non possiamo citarla, altrimenti ci blocca nel video. Andiamo avanti, va. Allora, detto questo, come hai detto che vuoi? Queste colonne non devono essere, allora, colonne. Volendo si può lasciare solo qua la colonna così. No, ma magari tu vuoi lasciare anche il blocco solo in alto. No, non e è poi capito. Lo fai per non fare a te, per non fare a tempio, che giustamente perché sembrava già un tempio, c'ha no? Un tempio, già c'ha il... Ma poi sembrava un tempio, no? Sì. Così. Vabbè, io poi andava riempito, vabbè, comunque. Ma con il... Ecco, guarda, a posto di mettere tutti questi pillar, che poi non sono pillar, sono pillar. Si lasciano solo questi per ricordare un po' che il tema così. Allora, piazziamo tutto vetro. Eh sì, vediamo come fa, poi... decidiamo. Ma c'è qua cosa? Perché al richiamo volevo mettere in alto qua, alzare un attimo lo sguardo. Al centro qua un blocco come quelli là. Che fa. Esatto, vedi così, vedi? Che fa da richiamo al motivo di sotto. Allora facciamo così. Pensiamolo dappertutto. Comunque è bello il fatto che la magia del cinema. Oppure dei video è che noi ci siamo fatti un cuore così per farmare questo vetro. Poi passa nel un attimo. No, nel senso, nel video passano 10 secondi neanche, in realtà passano tipo un'ora. Noi ci impegniamo a realizzarlo. Ok. Oh my god. Oh my god. Ok. Qua come facciamo? Tipo 0 così. Devi andare a 100, ci non c'è a 2. A 2, facciamo di più, di più. Eppure qua. Uno qua uno penso. Sì, uno. E qua due. E quindi mo se puoi mettere i setti di cordi, qua ci sono delle stacciate per evitare la caduta. C'erano, non le mettiamo. Piazziamo. Penso di. Yes. Pensiamo le stacciate. E qua poi dobbiamo fare il tetto. Allora, staccione vieni a me. Piazziamo. Ok. Quindi una volta piazzato questo dobbiamo scendere giù. Dobbiamo disegnare questo. Non li togli e saltiamo giù. No! Vabbè, questo è il mio. Oh my god. E lo spero di nuovo. Allora, eccoci qua. Allora, siamo andati tantissimo avanti con la casa. Ora le faccio vedere. Bam! Allora, qua troviamo il cappelletto di Babbo Natale. Il cappello di Babbo Natale. E qua è anche il camino che abbiamo. Si vede sfumacchiante. Infatti, là, da come potete. Anzi, saliamo un attimo così. Vedete come è venuto. Allora, noi facciamo tanti tagli per via che quando costruiamo stiamo zitti, cioè non troviamo neanche cose da parlare. Per accorciare i tempi, se non diventa troppo lungo. Allora, questo è come è venuto il camino. Sopra abbiamo messo un altro falò, sia pure qua sotto dove sto indicando con il mirino. Pure qua sotto ne abbiamo messo un altro e abbiamo messo un altro qua sopra. Poi aspetta, vediamo se posso hackerare il sistema. Nel caso in cui qualcuno lo volesse fare, dobbiamo mettere come deve fare. Infatti. Poi abbiamo fatto un'altra cosa. Allora qua abbiamo messo, vabbè, la l'entrata la porta così. Qua abbiamo messo le staccionate. Qua
Allora, qua il divano davanti al camino. Qua eliminiamo perché voglio farvi vedere come si fa, cosa ho in mente di fare. Quindi ve lo dico dopo. Mariano insegna. Mariano e Danilo insegnano. Okay. Qua abbiamo messo dei quadretti, Maria aveva a proposito di mettere questo perché dà l'idea degli elegante. Sì, mi ricorda dei quadri, dei e qua per ogni angolo abbiamo messo questa scalina, questo scalino con questa porta. Anche di qua stessa cosa. E questa qua è la parte, penso sia l'entrata, l'uscita più bella perché affaccia proprio all'albero. Sì, vicino all'albero. Ok. Poi abbiamo fatto questo, vabbè, qua abbiamo messo questo dove facciamo vedere cosa serve. Qua abbiamo messo per fare tipo il contorno. Qua ovviamente tipo siete vicino al camino, bello, tutto carino. Qua sali. Carino macro sex. Carino macro sex. Qua si entra e troviamo una magusità. I piatti a tavola. E si mangia una mensa. E ora vi faccio vedere anche come la si mensa fanno. Di gnomes. Vi faccio vedere come si craftano questi. Cioè come si ottengono, come puoi fare. Questo piccolo, questa decorazione, non solo col pescetto, con quello che volete voi. Ok, ora passiamo a quello, all'idea che ho avuto di questa parte che abbiamo ricavato. Allora, vogliamo fare una come se fosse la scrivania dove Babbo Natale mette la lista, fa la lista dei bravi e dei cattivi, dei buoni e dei cattivi. Si piazza una cornice o un item frame, come ce l'avete segnato in italiano e inglese. Shift e si piazza una pedana a pressione. Shift di qua. E poi piazzate la carta. E avete ottenuto magicamente la lista. Vi sedete. Ma se mettiamo due cartelli davanti e schiamo buoni e cattivi? No. Davanti, davanti. Qua. No, davanti. Passa avanti. Passa avanti. Vai avanti. Qua. Qua. Sì. No, no, perché no. Se no dobbiamo. No, perché okay. Se no dobbiamo rifare. Ah sì, ok. È una palla. Vabbè, è stata un'idea così. Gettata lì. E qua fate i vostri bei bambini. Guarda Mariano come fa il bravo. Oh, allora Mariano fa il bravo, ci merita una bella signora. È molto. Ok, dico anche l'idea, no? Ok, meglio no, di no. No, no. Meglio di no. Allora, poi come ultima cosa, come ultime due cose ci mancano da. E vabbè, questo lo facciamo ora. Per finire il video. Dobbiamo mettere la neve, questo lo facciamo dopo. E la copertina. Ci sono io sulla slitta. Ok, quindi dobbiamo fare la slitta. Hai ma qualche idea? Però non qua avanti, dall'altro lato. No, magari di così. Ora, hai già in mente qualcosa? No, quindi. Sì e no, però è meglio che diamo un'occhiata prima. In generale. Sì, okay. Camera e poi torniamo. Quindi ci vediamo fra. Allora, eccoci qua. Abbiamo fatto una prova, un po' di prove, sì, in un altro mondo in creativo, considerato le varie dimensioni, il materiale che ci serviva necessario. Abbiamo fatto un altro mondo in creativo di prova e abbiamo preso tutti i blocchi, tutto quello che abbiamo stabilito che fosse necessario per farla così come l'abbiamo pensata. Allora saliamo un attimo, saliamo di qua e procediamo. Allora partiamo già da qua. Questi blocchi qua, qua sì. Ci vanno questi. Ah, questo è anche un tutorial, quindi c'è, se volete seguire qualcuno volesse fare un tutorial simile uguale lo può guardare. Allora, ora imitare. Bisogna piazzare questi. E questi sono gli sci. E se vedete, come ha detto Mario, appunto, qua si formano gli sci natalizi. Poi una volta fatto questo bisogna mettere la carrozzella. Yes. E non preoccupatevi, così deve venire, cioè nel senso deve venire rialzato. Poi però deve starci uno un blocco in più in uscita, sì, sì, in aggetto. Quindi si mette questo così. E qua, okay. È il SEM 12. È bello quando c'è blocchi contati, cioè nel senso che te li conti e ti viene. Non sbaglia. Ok. Per non rovinare la neve che ci hanno messo. Ah, così raffinato. Yes. Poi hai detto devono scendere di uno. Sì, qua. In modo che si crea il vano seduta. Allora pure qua dietro c'è. Bello quando si è sceso. Poi qua dietro. Beh, faccio vedere da qua così si vede meglio. Allora qua dobbiamo mettere questi blocchi qua. In fondo. Che ovviamente servirà per dove deve sedersi il nostro babbo. Poi qua dobbiamo inserire. Allora qua dobbiamo prima di tutto lo dobbiamo togliere. Sì, perché qua dobbiamo andare a coprire con questi tre. Questo. Poi dobbiamo cosa ci manca? Allora dobbiamo mettere qua le staccionate. Sì, davanti a chiusura. Poi abbiamo creato la seduta. La seduta, perché funziona in questo modo.
questo gradino qua. Così, gradino così. No, è di un blocco più avanti. Sì, 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 di un blocco più avanti. Questo è il miniano. Poi per fare la sedia, questo è il supporto tra virgolette, bisogna mettere due blocchi di terra così. Binario. Binario. Vagonetto. Il vagone lo mettiamo qua perché non si può piazzare così a terra. Si mette il vagonetto. Basta togliere i blocchi di terra. Si toglie il vagone. Mi raccomando, togliete prima quello di sotto. Poi quello di sopra. Sopra. È la magia. E quello si alloggia, posso no? Si alloggia. Posso su. E fate il bambino che sta sulla stiglia. Per uscire dovete cliccare shift. E siete usciti dalla smetta. Poi qua dobbiamo fare i regali. Vanno piazzati prima così. Poi così. E un'altra serie di blocchi così dietro. Esatto. Poi allora ci mancano. Ci manca l'ultima cosa. Poi dobbiamo piazzare due blocchi qua. Due blocchi qua. Dobbiamo farsi due o tre, come vuol dire? Dobbiamo perché io penso che siano due o tre. Uno va qua. Uno va qua. Uno va qua. E uno va qua. Come vuoi tre o due? Metti un altro. Sì, secondo me è meglio. Perché anche perché in barrettina a questo punto la nostra slitta è quasi completa, quasi completa, esatto. Perché dobbiamo aggiungere i nostri aiutanti che ci aiuteranno col trasporto dei regali. E come in copertina saranno i nube, a differenza delle rene. Vabbè, perché le rene non esistono prima. No, ma anche perché nella copertina realizzata non ci stanno le rene, ma ci stanno i nubi. Allora possiamo anche... Ok, abbiamo eliminato e un dettaglio molto importante visto che... Allora spieghiamo pure perché l'abbiamo fatta così. In realtà questa... Perché ovviamente la slitta per farla sembrare, essendo magica fluttua. Allora poi una cosa che ci è venuta ora finizza, al momento... E nel momento ci è venuto in mente, mentre poi facevamo questa cosa, l'umbra. Dare l'impressione dell'umbra sulla neve. E quindi per farla sembrare così l'abbiamo fatta con questi blocchi grigi. Abbiamo fatto intorno questo. Ovviamente poi ci farà ci andrà la neve. E che questa zona non la copriamo. Comunque abbiamo smantellato una spiaggia per fare questa cosa. Perché calcestruzzo, calcestruzzo si fa con la sabbia. Guarda, guarda, pure qua sì, si fa pure un po' di ombra naturale. Sì, 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 va bene. Ultima cosa che ci manca da fare è mettere i tre cani al guinzaglio. Sì. Quindi chiamo qua recintato anticipatamente. Allora, se io faccio... Ok, detto questo. Cosa è successo in questo frattempo? Se non è morto qualche c'è cane. Stata una cernita di cani, una cernita di lupi. Qualcuno ci deve lasciare, non deve dire una cosa. Allora, aspetta. Come si alza? Ok, mi ho scordato. Tre lupacchiatti sono passati a vita migliore. Ma se, quel cancelletto non va chiuso, no? Eh no, perché stanno seduti. Ah, ok. Ok, uno. Ah no, però aspetta, si deve posizionare. Ah, niente, aspetta. Stai fermo. Fai il bravo. Se no ti faccio. Se no fai la fine degli amici tuoi. ti conviene. Lo vuoi dire a Natale? Fai bravo. Così bravo, non ti muovere. Vedi che dalla. Tu devi stare fermo la mia, guarda a me. Fino da scena. Vai giù, la fine vai giù. Non ti conviene. Vabbè, anche se si gira posiziona male almeno davanti. Vedi perché quello guarda a me. Quindi vabbè. Si gira una comunque, la quindi. Per almeno capire, almeno c'è quella posizione. Vabbè. Quindi mi sa che ok, sì. Mettiamo prima il blu o il giallo? Il giallo in mezzo. In mezzo il giallo. Di voi hanno fatto una brutta fine, quindi non mi schiata anche voi. Non ti elimino perché ci ho messo senza di solo di un altro no, perché poi ci ho messo 70 perciò disponiamo di un altro quindi boh, vediamo di mettere l'ultimo per favore senza impiegarci favore, 70 anni detto 70 anni io dei 70 anni detto 60 anni senza mi piace 60 anni. Io mi cito 60 anni. Se volevo 100 anni, volevo dire 70 anni, agito 60 anni. 60 anni, ti dico, il recinto non lo abolivo ancora, non serve sempre. Cioè adesso 60 anni.
ci metti da essere. Ci sti quell'altro numero, 110, no? Cioè, 1100, come ci sta? Ricordi? Era un dato dei pesci. Una cosa del genere, 1100, non si sì. Ok, ora guarda qua, tutti si girano. Facciamo un po' di scalino. Guarda, oh, guardami. Hai visto la città da capo? Abbiamo la copertina qua. No, lo so che c'è una cosa, ma non è tanta cosa. Ti piace? Ti piace? No. Sì, sì. Facciamo l'outro vicino al cammino. Non lo so, forse insieme. Facciamo l'outro vicino al cammino. Allora. Spero che questa 19esima puntata vi sia piaciuta. Forse questa, non ho andato indietro. Spero che questa 19esima puntata di Minecraft vi sia piaciuta. Vi auguriamo un buon Natale, un felice anno nuovo. Oh. Si berrà una bella cioccolata calda, anche se teniamo in mano un guinzaglio, però. E farò il vino. Un bel vino. Probabilmente uscirà il vlog di Natale verso penso il 26, il 27. Se riusciamo a caricarlo. Poi vediamo se riusciamo a fare anche un vlog di Capodanno, se riusciamo a organizzarlo. Il vlog di Capodanno uscirà ovviamente penso per 2 gennaio, 3 2, gennaio. 3, sì, il tempo comunque di montarlo. Per il resto ci prendiamo una pausa, cioè nel senso montiamo i video. Una relativa pausa. Cioè nel senso che non facciamo video, però li carichiamo, cerchiamo di portarli a caricare. Quindi spero che questa 19esima puntata vi sia piaciuta. Ancora auguri. Lasciate like, ancora auguri. Al prossimo video.